Ciao a tutti! Oggi prepareremo la focaccia con impasto alla panna ripiena di prosciutto e provola. Il tempo di preparazione della ricetta è di 3 ore e 30 minuti circa. Gli ingredienti sono farina di tipo 00, panna da cucina bimbi, latte, lievito di birra fresco, zucchero, sale, prosciutto e provola. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale il latte, lo zucchero e il lievito. E lo facciamo sciogliere per 2 minuti, 37 gradi, velocità 3. Aggiungiamo adesso la farina. La panna da cucina bimbi, il sale, e impastiamo per 4 minuti in modalità spiga. Trasferire l'impasto in una ciotola unta con olio, coprire con pellicola trasparente e lasciamo lievitare per almeno 2 ore in forno spento. L'impasto è pronto, adesso dividiamolo in due parti uguali e stendiamo una prima parte su un piano di lavoro rivestito con carta da forno. Trasferiamo adesso l'impasto in una teglia da forno di 24x30. Una volta trasferito la prima parte dell'impasto nella teglia, andremo a farcire col prosciutto e il formaggio. Adesso mettiamola momentaneamente da parte e stendiamo l'altro impasto. Una volta steso lo posizioneremo sopra la focaccia. Schiacciamo bene i bordi e chiudiamoli. Adesso spennelleremo la superficie con un tuorlo d'uovo. Spolverizziamo con i semi di sesamo. Adesso la lasceremo lievitare per un'altra ora in forno spento. Trascorso il tempo, adesso andremo a cuocere in forno preriscaldato statico a 180 gradi per 25-30 minuti circa. La focaccia è pronta, lasciamola intiepidire prima di servire. Focaccia con impasto alla panna ripiena di prosciutto e provola. Grazie e alla prossima ricetta!